Eccoci qua, allora di nuovo bentornati a tutti. Il bello della diretta qui a Radio Vacanze tra un viaggio in Pakistan, uno negli Stati Uniti e una chiacchierata con gli artisti che danno la voce al nostro settore, al nostro turismo e fanno anche compagnia. Ermando, di nuovo ti rinnovo il mio benvenuto a Radio Vacanze. Intanto, come stai? Grazie, bene, molto bene, grazie. Di rientro a Ischia perché stasera abbiamo una serata a Palinuro e Bravo. quindi questa bella notizia che già mi hai dato qualche giorno fa, che alle 3 sarei stato in vostra compagnia. Grazie. Ma la radio del turismo racconta apposta i territori, le persone, perché poi ogni territorio, tu lo sai meglio di me, fai questo mestiere da tanti anni, ogni territorio ha la sua musicalità, no? Penso che Sì. questo sia l'artista, la prima cosa che coglie proprio, no? Già dal camminare per una via, la signora che stende i panni, quello che ti chiama, Certo. da voi, no? Da voi, ma che fa? Prendi il caffè, ma veramente, no, ma prendi il caffè, sai, qua, tante lui, questa gioia di vivere che poi è trasmessa veramente anche poi nella tua musicalità, perché io vedo che, come ti dicevo, siamo coetanei, io ho un paio d'anni più di te, dunque, bene o male, abbiamo vissuto un'era vera, insomma, dove la musicalità aveva un suono. Io mi ricordo. Benedetto. Mi ricordo nei quartieri nostri, che erano quelli un po' di Pasolini, insomma, no? Venivano queste persone come artisti, diciamo, che venivano a raccontare un po' le storie di tutti i giorni ed era molto, molto particolare. Una musicalità che credo che ad ascoltare il tuo brano l'ho rivista. Soprattutto, perdonami se te lo dico, mi sono rivisto. Nella bellezza di quella storia di quella ragazza, quelle ragazze che noi vedevamo quando avevamo 18, 19, 20 anni, con un'eleganza, con una femminilità, con una gioia di essere ragazza. Non so se è quello che volevi trasmettere, ma questo è quello che arriva da me. Volevo trasmettere proprio questo, e infatti Mirna rappresenta tutto quello che tu hai detto in questo momento. Una ragazza veramente molto fine, una persona per bene, di buona famiglia, ma questo c'entra ben poco perché i tratti somatici chiaramente non mentono mai. E l'ho voluta a tutti i costi, l'hai accettata, si è molto divertita ed è Certo. uscito fuori, secondo me, una cosa carina. Poi magari se è qualcosa di più di carino, vorrei che lo dicessero gli altri. No, no, ma poi è una grande cosa, queste grandi città come la tua, come Napoli, no? Che tu sai, noi Radio Vacanze, il direttore editoriale di Napoli e del Vomero, perciò figurati, capito? Voglio dire, abbiamo questa, diciamo, questa grande comunicazione con Napoli, un contorno dove io ho visto tutto, come posso dirti, dalla passeggiata a mare, credo che tu abbia girato dentro lì al Palazzo della Scienza. Ai quartieri spagnoli ne abbiamo approfittato, che la città chiaramente era ancora tutta addobbata per la festa dello scudetto, e quindi il nostro regista, il nostro videomaker hanno detto: perché non ne approfittiamo, così immortaliamo in questo video? E noi siamo alla quarta produzione. E abbiamo all'attivo un bel po' di inediti, qualcuno ha dato a Renato Zero, qualcun altro ha dato anche a Gigi Finizio, però questi ce li cantiamo e suoniamo noi. Noi che cosa significa? Che io rappresento in effetti uno dei due, perché il brand di mia sorella è nato 25 anni fa, formato da me, Armando Di Simone e Giovanna Rosucci. E ogni produzione è una cosa a sé, perché a volte un brano me lo canto io, a volte lo canta anche Giovanna, che ha una magnifica voce, forse anche più bella della mia. Però sta di fatto che i brani sono scritti sempre da me, arrangiati da me, e poi chiaramente mi avvalgo della grandissima professionalità di tre grossi professionisti, un batterista eccezionale. Tutti e tre fanno parte della band di Gigi D'Alessio, sono veramente dei mostri sacri. Abbiamo alla batteria Alfredo Golino, al basso abbiamo Roberto D'Aquino e Maurizio Fiordiviso alle chitarre. Per me quindi è veramente un grande onore. No, io lo sentivo, ho detto, ho visto quello che hai fatto, come hai detto te, quando, come si dice, quando il proprio lavoro viene apprezzato da grandi della musica, grandi del teatro, insomma, cioè,
qualcosa sapete che dentro, come di a Roma si dice, se non ci stanno i numeri, a sei risultati non ci arrivi. Non so È se chiaro. e voi avete un detto napoletano presso che dica la stessa cosa, ci deve stare sotto la stoppa. E appunto, e secondo me l'importanza di persone come te che fanno questo mestiere è trasmettere appunto questa positività, questa voglia di vivere e soprattutto la bellezza. Tu con questo brano, secondo me, hai associato la bellezza delle parole, la bellezza della ragazza e la bellezza anche del tuo territorio e della tua città di Napoli. Questo è quello che ho visto io, perlomeno. È proprio così, è proprio così. Non Così è che è, ti ripeto, siamo veramente soddisfatti di questo ennesimo lavoro e voliamo sempre bassi perché chiaramente lo scopo di queste produzioni sono quelli di farci, voglio dire, conoscerci nel nostro piccolo e grande territorio, nella nostra comunità, quindi ne abbiamo anche noi, voglio dire, tra virgolette, dei fan. certo. Lavoriamo molto nei club, lavoriamo nelle feste private, per cui diciamo che i nostri amici si aspettano ogni anno o anche ogni 6 mesi una nostra produzione, perché loro dicono: ma tu scrivi molto bene, ci piace la tua scrittura, dai, non ci deludi mai, a quando la prossima produzione? Per cui lo dobbiamo a noi stessi, anzitutto perché, ti ripeto, io ho lavorato tantissimo negli anni passati, per cui ho nel mio computer, alle mie spalle, almeno un centinaio di brani inediti. Non saranno tutti quanti bellissimi, ma sono funzionali, molti lo sono sicuramente, per Certo. cui non basterebbe una vita per poterli produrre tutti quanti. No, ma ci mancherebbe comunque, sì, adesso lo sai anche tu, ma anche diciamo l'amico Mosello che ci ha messo in contatto qui, Lo avete saluto e fatto. lo ringrazio. No, noi ci vogliamo molto bene. Sono 7 anni che io lavoro con lui, perché noi ovviamente raccontiamo il turismo alla radio. Stasera, per esempio, noi parleremo, tu sarai in concerto, noi parleremo della Thailandia, lo faremo con corrispondenti locali al mondo. Io, quando tu dicevi tanta produzione, lo sai che mi immaginavo? Immaginavo quando vengono da me e mi dicono: ok, l'anno scorso mi hai mandato nel tour dell'Arizona, quest'anno mi fai per favore una cosa in Medio Oriente, no? E tu ricominci a rimodellare, ad arrangiare, a sistemare, a incastrare. Ecco. Oh, oddio. Sono cose diverse, ma il fine è di dare bellezza è lo stesso, credo, no? O un Sì, viaggio, o un sì. brano, o comunque anche se cucini per un amico un piatto di pasta, no? Se tu vuoi dare un'emozione, secondo me non cambia molto la filosofia, cambia il contesto, ma la filosofia no. Poi, sai, no? Forse la vicinanza anche della Cispri ci pensa, diciamo, ci fa parlare un po' alla stessa maniera. Ma senti, dimmi di più, abbiamo detto più di 100 brani scritti. Domani che fai? Perché mica finisce Allora, qua, voglio dire. no, non finisce qua, non finisce qua. Allora, parlo un po' della mia piccola carriera molto velocemente per non annoiare. Ora, nasco come batterista fino a 23 anni, poi quando dovevo capire cosa fare da grande, Certo. siccome la batteria mi stava un po' stretto, sia perché c'è una sorta di vanità negli artisti, per cui il batterista era sempre visto come l'ultima ruota del carro, e poi non riuscivo a vedere da subito dei numeri importanti per quanto riguarda la parte economica, perché poi un artista non si misura con la parte economica, ma io dovevo dare dimostrazione alla mia famiglia che premeva, che non Certo. sapeva dove io volessi andare, e quindi dovevo dimostrare. Allora mi misi a fare il piano bar, scelsi un pianista di tutto rispetto e ho fatto questo percorso fino a quando poi non mi sono dedicato io alle tastiere, al pianoforte. Ho studiato un po' da solo e quel tanto che mi bastasse per fare quello che io dovevo fare. Io dovevo fare l'intrattenitore, non il concertista, per cui ho Certo. studiato per fare l'intrattenitore. Poi è chiaro che la verve, se ce l'hai dentro, la metti a disposizione del pubblico e a quel punto là vuol dire che è un mestiere che puoi fare. L'ho fatto per tanti anni con diverse società, poi alla fine nel 97 ho costituito questa. Ho dato vita a questo brand, io e mia sorella, come ti dicevo prima, quindi Armando di Simone e Giovanna Rosucci, e sono 25 anni che giriamo su e giù per l'Italia, facendo chiaramente base moltissimo a Napoli e Ah, dintorni.
Certo. Parallelamente però alla musica dal vivo, come ti dicevo, già nel 97 io collaborai con altri due autori e venne fuori un brano di tutto rispetto che ha avuto un bel successo dal titolo Fammi riprovare, un brano che fu cantato all'epoca da Gigi Finizio. Chiaramente gli autori siamo noi, io con altri due ragazzi napoletani, e lui quindi è stato un interprete in questo, e da allora a Napoli, diciamo, c'è stato un po' di movimento dove hanno capito che dietro questa firma ci poteva essere qualcos'altro. Poi c'è stata diciamo una fermata per quanto riguarda la produzione dei brani cantati e suonati. Perché? Perché conobbi una persona che voleva delle musiche per dei documentari. Mi cimentai in questo ramo e dopo i documentari conobbi Pietro Ferri di Rai Trade, adesso vabbè, dal 2011 si chiama Rai Com, e con loro ho fatto tre dischi, dischi di colonne sonore che ancora girano in radio e danno grosse soddisfazioni morali e anche economiche. Dopodiché una colonna sonora di un film, due musical, di cui uno importantissimo con la famiglia Modugno, ho rifatto tutti gli arrangiamenti del brano, scusami, del grande musical Cirano, quello riadattato da Modugno Pazzaglia. Lui l'edizione loro la diedero alla prima nel 78-79 al Circo Massimo di Roma, e poi da allora non è stata più toccata. Un imprenditore napoletano teatrale, Rosario Imparato, ha ripreso questa grande macchina, che è una macchina poderosa. Abbiamo anche addirittura comprato tutti i vestiti originali che erano, diciamo, risiedevano in una sartoria romana, ed è stata messa su questa grande commedia musicale, che però è stata bloccata dal Covid. Infatti noi andammo 15 giorni all'Agostino di Napoli, e poi da quel momento in poi c'è stata una grande riflessione, perché poi l'attore principale è dipartito, stiamo ritrovando un'altra volta tutti gli equilibri, stiamo vedendo chi dovrebbe essere l'attore principale. Quindi, per quanto, insomma, voglio dire, io cerco di stare sempre in allerta, perché non mi piace soltanto la musica dal vivo, ma amo anche scrivere, amo essere in mille faccende diverse. No, ma mi ritrovo, forse sarà il fatto di essere coetanei. Anch'io vado sempre scoperto, adesso sto facendo avanti e dietro con l'Albania, sto portando le storie dell'Albania, storie di quel paese e raccontarle, anche la musica, no? Perché ovviamente poi quando vai di là, vedi, perciò dunque ti devo dire, mi ritrovo molto nel tuo modo di fare, forse sarà lo spirito appunto della vicinanza di età. Senti, c'è un'altra cosa che ti volevo dire che è importantissimo. Dove ti possono trovare gli ascoltatori di Radio Vacanze? Quali sono i tuoi contatti? Allora, i miei contatti, noi siamo presenti su tutti i social. La band si chiama Io e Mia Sorella. Su Instagram, Ermanno Io e Mia Sorella. E poi siamo presenti anche su TikTok, su Facebook, sia quelli privati. Intanto io mi chiamo Ermanno De Simone, quindi c'è diciamo, su Proprio a Facebook partire mi possono trovare o come Ermanno De Simone oppure come Giovanna Rosucci, che è l'altra della band, come ti dicevo prima. E poi abbiamo la pagina ufficiale sempre su Facebook di Io e Mia Sorella, o Ermanno e Giovanna, perché ora negli ultimi tempi stiamo aggiungendo, o quasi sostituendo questo nome, Io e Mia Sorella, con in primis Ermanno e Giovanna by Io e Mia Sorella. Siamo presenti anche su Instagram, per cui basta, insomma, voglio dire, se Uno bravo non... diceva: se volete mi trovate un po', che non so se te lo ricordi, Sì. il conduttore diceva: se volete, insomma, non è che ci sono tanti problemi, se volete ci trovate. Questa è una Quando ti bella cosa. vogliono, sì. Quando ti vogliono, sì.
Esatto, ma succede spesso perché poi noi quando abbiamo fatto Radio Vacanze siamo diventati settoriali, nel senso che se tu vuoi sentire, ascoltare che cosa ha fatto l'Inter, no, però se vuoi sapere come si arriva, se no, che te posso dire, se hanno aperto la nuova tratta della funicolare che da Bergamo Bassa porta a Bergamo Alta, qui magari la trovi l'informazione, se vera. E io credo, guarda, questo poi vedrai tu, ma se tu nella tua città, che la tua città come energia mentale secondo me non è uguale, e raccontare tante storie si possono raccontare anche proprio con gli aneddoti che capitano all'interno quando uno viene a girare come turista a Napoli. Ecco, magari una volta venga come turista, no? Vedi che cosa c'è. Se io sono Luigi, ti vengo a trovare a Napoli, tu che cosa metteresti in musica per farmi vedere la tua città? Potrebbe essere un'idea. Cerca di avere, io la vedo sempre come, perché rimango comunque uno che ha un brand che parla di vacanze, dunque è normale che io vedo tutto come turista, però io quando vengo a Napoli, e ci vengo spesso, come sai, è una città che si apre. Napoli, io dico sempre, ragazzi, se voi a Napoli date il cuore, Napoli ve lo raddoppia. È vero o non è vero, Armando? È verissimo, La è gente è proprio così. così, non è un luogo comune, non è un luogo comune, possono passare decenni, è chiaro, noi non viviamo, voglio dire, 2 o 3 secoli, noi abbiamo un tempo determinato, per cui molte cose ci vengono raccontate, però è proprio così, io ricordo già da quando ero ragazzino ad adesso, insomma, sono passati un po' di anni, non è cambiato niente, non è affatto un luogo comune, c'è veramente voglia di aiutarsi, c'è voglia di... ma anche nelle piccole cose, piccoli gesti, ecco stamattina ad esempio vedi, ero a Ischia, hanno cambiato dico, la sciocchezza, la biglietteria, quindi c'erano alcuni turisti che stavano andando nel luogo vecchio, un signore l'ha capito subito al volo e subito ha detto no, no, guardi la biglietteria sta senza che loro chiedessero, senza che loro si incuriosissero o cercassero di capire. Per cui c'è sempre questa disponibilità, è una continuazione. La gente anche nei locali ha voglia di divertirsi, ha voglia di mangiare. C'è questa grande apertura. Però Roma e Napoli si assomigliano moltissimo. Io frequento spesso Roma e posso dire che è quasi uguale, insomma. Qualche volta verrà, io ho detto a Mosello, no? Noi abbiamo come vacanze a Roma, abbiamo 32 tour nella città. A me piacerebbe questi tour, due o tre, metterli in musica, cioè farvi arrivare con gli strumenti, magari anche con la chitarra, tipo, che ne so, vicino all'Appia Antica, dove sta Cecilia Metella, c'è la Villa dei Caetani, che puoi immaginare che cosa può essere. Immagina suonare lì, d'improvvisata, così, come quasi un artista da strada, no? Che Però bello! questo. Ma guarda, io ce l'ho qua, ha detto Luigi, dice qualche Mosè, ma tu mi devi spiegare dove stai, conduttore radiofonico, programmatore. Dico, ma è il Ma nostro sono gli lavoro. uomini come te che cambiano le cose, capito? Che poi, se poi sembrano cose complicate, difficili, però poi non è assolutamente vero. Una persona carismatica e pronta a mettersi a disposizione, a favore in questo caso dell'arte, basta che si dedica un attimo e poi le cose possono accadere. E guarda, ti manderò un film, un mini clip video, perché, come dicevo a Mosello, noi e come te, io ho la fortuna di avere nello staff radio chi si occupa della fonia, è come te un musicista, suona il basso e si è comprato l'ultima chitarra della Dodycaster di Dodi Battaglia, no? Se l'è Bello. comprato anche lui. E fatalità, il lutaio è Luigi Spezzacatena, vostro conterraneo, pure lui partenopeo, niente da dire. E quando Pensate. gira con gli artisti, quando vengono, perché noi diamo anche questa opportunità, noi abbiamo fatto il video di Cosetta Gilli, Se amore ci sarà, è stato prodotto da Radio Vacanze, ma chi se l'aspettava, capito? Voglio dire, non ce l'ha chiesto Mosello, l'abbiamo fatto. Però il fatto di avere da quest'altra parte un artista come te, che se gli dice no, questo pezzo lo facciamo in fa maggiore, e lui sa che stai a D, non glielo devi spiegare, beh, tanta roba, secondo me, capito? Cioè, per chi Certo, come no. questo mestiere come voi, capito? Io no, io vi posso portare nei posti più insoliti, tant'è vero che quella volta abbiamo fatto aprire il Museo delle Carrozze a Roma. Che Ma ti pare? vedi, tu hai altre competenze. No, io parlo di questo, certo, è Metti a normale. disposizione e guarda che cosa viene Quello fuori. che so. Noi come te siamo stati fermati dal Covid, perché c'era la forza della musica, l'avevo chiamata, avevamo preso un intero albergo a Scalea.
per poter fare il weekend con il concerto delle persone all'interno che erano i Palasport e quelli della government ufficiale di Pù. Capito? Abbiamo fatto questa cosa. Beh, sono cose carine, la gente si diverte, sta bene, passa una bella serata, torna a casa con l'anima. Secondo me vale anche la pena, perlomeno, come si dice. Ricostruiremo queste cose, le ricostruiremo. Noi siamo qua e guarda, fa soltanto che piacere. Comunque ti dicevo, ti manderò questa cosa di Cineviaggiando, dove mi vedi a ballare sulla terrazza romana del Giardino degli Aranci e ad Azzurelle Caffè ci siamo messi a ballare. Figuratelo, io con questi turisti americani, una ragazza di colore, lui un americano di quelli, come te posso dire, slavi, capito, proprio bianchi, era una Certo. cosa molto particolare, io che ballavo da sorelle che fai con loro, cose dell'altro mondo, vabbè dai, ci siamo fatti due chiacchiere da buoni coetanei, adesso noi, carissimi amici, ci ascoltiamo il brano che io voglio solo a te in napoletano, ovviamente, questa dialetto, questa particolarità, io ti cedo i microfoni per i saluti, ma soprattutto mi raccomando, non perdere il filo con Radio Vacanze, perché Radio Vacanze fa veramente piacere avere artisti come te, e porta i saluti anche a tua sorella da parte nostra, che questa è una cosa che ci tengo veramente. A Io te ti i microfoni. ringrazio tantissimo, sei una persona molto disponibile, garbata, gentile e per me è stato veramente un grande piacere. L'unica cosa che posso chiedere a voi della redazione, ai nostri radioascoltatori, di condividere questo brano qualora dovesse piacere. È l'unico grande regalo che io potrei avere, l'unica grande cortesia che posso chiedere. È già in scaletta veramente, veramente ho già provato a metterlo in scaletta nella nostra playlist. Allora io ti ringrazio, ti dico buon Grazie. viaggio, buona musica per questa sera che è importantissimo e tante belle cose per la tua vita futura. Io lancio il brano, io voglio solo a te, il nostro ermano Simone e saluti ancora alla tua grande professionalità. Un abbraccio, Grazie, un alla prossima. abbraccio. Ciao. Ciao.
presente qui anche se porti il sole. Io voglio solo a te, io voglio solo a te. Tanto saccia che non pensano a te. Se porti il sole, mi voglio solo a te, mi voglio solo a te, tanto saccia che non pensano a te, mi voglio solo a te, mi voglio solo a te, tanto saccia che non pensano a te.